Mario Occhiuto ha partecipato, insieme agli altri candidati a sindaco per il comune di Cosenza, ad un incontro organizzato dalla Confindustria, mirato a presentare delle proposte strategiche per il governo dell'area urbana cosentina. I progetti illustrati da Confindustria sono stati raggruppati in 4 macro filiere di intervento: filiera della rigenerazione urbana, filiera della sostenibilità, filiera della conoscenza e delle risorse culturali, filiera delle risorse relazionali e di governo. Noi riteniamo che quello dell'area urbana sia un valore molto importante, quello di poter far squadra con le risorse non solo del turismo, dell'enogastronomia, ma anche quelle che l'università può mettere in gioco per l'occupazione, perché ciò che possono fare i laboratori dell'università può diventare foriero di occupazione. Mario Occhiuto, nel corso del suo intervento, ha apprezzato i progetti illustrati, ha sottolineato di avere una visione totalmente aperta alle imprese e che molti punti delineati da Confindustria sono già contenuti nel suo programma di riqualificazione della città di Cosenza. È stato consegnato il loro programma di idee che è molto simile, diciamo, da un punto di vista dei contenuti a quelle che sono le mie idee contenute nel mio programma elettorale. Sono tutte idee che io condivido pienamente e quindi questo vuol dire che c'è nella nostra città una categoria produttiva degli imprenditori che hanno a cuore, diciamo, lo sviluppo sostenibile di questo territorio e che possono dare un grande contributo. Ho sempre ritenuto, al contrario degli altri candidati, che l'impresa sia nel processo di sviluppo della città un fattore imprescindibile, per cui tutta la mia attività, proprio per un principio tutto che è contenuto nelle leggi, dovrà essere incentrata ad avere un rapporto sinergico e partecipativo con il mondo dell'impresa che può dare allo sviluppo un contributo forte. Il candidato a sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha poi incontrato un nutrito gruppo di volontari della Croce Rossa di Cosenza. Il commissario di sede, dottor Ettore Cozza, dopo aver raccontato la straordinaria esperienza di volontariato portata avanti dall'organizzazione in tutti questi decenni, ha illustrato al candidato a sindaco Mario Occhiuto le difficoltà che vengono affrontate quotidianamente. Prima tra tutte l'attuale sede, fatiscente, vetusta e non adatta alla funzione che l'associazione assolve. Noi in effetti chiediamo una cosa che avremmo dovuto avere già in passato, cioè una sede degna dell'ente che è nato nel 1900 e che ha dato alla città tantissimo, sia in termini di uomini sia per i servizi che noi abbiamo dato a questa città. Quindi avremmo meritato una sede degna senza essere in un posto che difficilmente reperibile per tutti coloro i quali, specie i giovani, vogliono avvicinarsi alla Croce Rossa. Il candidato a sindaco Mario Occhiuto ha raccolto con grande attenzione le richieste dirette e chiare dei volontari della Croce Rossa ed ha sottolineato che il primo punto della sua programmazione prevede la nascita di una città solidale con le giuste condizioni di vivibilità per tutti, con un'attenzione particolare alle esigenze di quanti hanno fatto del volontariato la loro ragione di vita. Mario Occhiuto ha poi affermato che in città ci sono strutture dismesse che possono essere utilizzate per fini nobili, come dare una nuova sede alla Croce Rossa di Cosenza. Le richieste che il Presidente ha fatto credo che siano delle richieste anche legittime. Cosenza ha la necessità di porre al primo punto della scala dei valori di un programma che un sindaco deve presentare, quello relativo alla solidarietà. Ecco, c'è nel mio programma la città solidale, che è una città dove anche chi vive in condizioni di benessere, di agio, possa rivolgersi anche a chi invece ha condizioni di malessere, di disagio, di emarginazione sociale che sono molto diffuse purtroppo nella nostra città. Prima di concludere la giornata, Mario Occhiuto, candidato a sindaco per la città di Cosenza, ha incontrato un gruppo di cittadini lavoratori ai quali ha presentato i suoi progetti di riqualificazione della città. Al suo fianco, Katia Gentile.